calano due paste, ma non è i bomboloni, sono quelli che li fanno sballare, no? Poi dopo che hanno ballato tutta la notte, si prendono due pasticche di Viagra, ragazzi di 25 anni, e si fanno fare una pompa da un trans. Pensate che vi dico cazzate? Questa è la verità, ragazzi. E le donne sono lì da sole. Tornando al discorso di prima della PlayStation, le donne si fanno delle fisime mentali per farsi l'impianto delle tette finte. Lasciate stare, è meglio due tette naturali che fanno piangere che due tette finte che fanno ridere. E poi, sì, se voglio una bambola gonfiabile la vado a comprare, hai capito? E allora, a queste ragazze, mi rivolgo a quelle giovani, se volete che i vostri ragazzi si interessino a voi, fate una cosa, invece di farvi le tette, fatevi impiantare tra le gambe una PlayStation. I ragazzi chissà che non giocano col mouse. È vero o no? Sei d'accordo? Il mondo è cambiato, è così, ma l'avete voluto voi in questa maniera. Siete d'accordo? Adesso io voglio vedere quelle donne sincere che adesso fanno un fioretto, alzano una mano. Chi è che di voi stasera va a casa e gli dà due trombate al marito? Alzate una mano. Aspetta. No, sono timide. Sono stronze. Di più. No, perché? No, io adesso mi incazzo con voi, è due ore che parlate qua di dietro. Fanno il bagarone come in chiesa, no? Parlando di dietro. Ce l'avete il moroso? Siete libere? Ragazzi, evitate ste ragazze qui. Te sei libera? Libera? Ragazzi, ricordatevi, le donne sono come i parcheggi. Quando li trovate liberi sono solo per gli handicappati. Se sono libere vuol dire che sono delle spaccamaroni. Sì. Ah, che pubblicità ti devo fare? Scusa. Cazzo. Quella non è libera per scelta sua, per scelta degli uomini che non la vogliono. Ah, non lo so, è per scelta tua? Quello chi è, un tuo amico? È un tuo amico. Col tuo amico, se te la chiede, gli dici: no, guarda, non posso, roviniamo un'amicizia. Allora fai una cosa, gli dai due pugni in bocca, litighi, te la trombi, poi dopo fai la pace. Perché io mi sono rotto i maroni, te parli con una, no, siamo troppo amici. Cazzo, allora chi è che non mi conosce, me la dai? Cioè, che scusa è questa? Avete rotto le maroni? Voi, però io l'ho capito, le donne sono delle brutte bestie. Innanzitutto vi hanno fatto male, molto male. Davvero, vi hanno creato malamente voi donne. Dammi la mano. Ecco, vedi, se ve la faceva nelle mani, noi stavamo trombando e gli altri si facevano i cazzi suoi. Invece ve l'hanno fatto in un posto scomodo, hai capito? E questa è una ragazzina giovane, non si può riscattare troppo. È vero, no? Quanti anni hai te? 21, tu? 21, tu? 22, te più chilometri, eh? Quanti passaggi hai avuto fino adesso? C'è il moroso? Gliela dai sempre o solo quando vuoi te? Quando non mi fa arrabbiare, gli dà la patacca col ricatto. Cioè, ragazzi, cioè, esatto, stasera non te la do. Allora, ragazzi, adottate un altro sistema. Andate con le slot machine. Tre volte al mese, 30 euro a botta, 90 euro, non avete bisogno di portarlo a mangiare fuori, di chiedergli amore come stai, il messaggino, la telefonata a metà mattina, ed è contenta, e se viene in tre minuti non gliene frega un cazzo. È vero o no? È contenta perché fa un altro cliente, è vero o no? Va bene, ragazzi, con questo ci congediamo, vi mando tutti a darvi il culo. Mi è piaciuta? Anche agli uomini? No, agli uomini. Però non mi è piaciuta quella che le donne stasera non la danno. È sabato sera. Scusi, no, adesso lei venga qui. Lei di dov'è, signora? È di Bologna. A Bologna sono specializzate, lo sapete, no?
Allora, una ragazza di Bologna è andata a lavorare alla Barilla e loro gli hanno: scusi, lei è più brava a fare i tortellini e i bocchini, ma cosa sono i tortellini? Era di Bologna. Davvero, eh? Sucme? Eh? E vabbè, dai, via, ci congediamo, ragazzi. Allora, il tutto è da ringraziare a noi poveri ambulanti che abbiamo organizzato questo intrattenimento per svegliare un po' sta festa. Una volta c'erano i cantastorie, io me lo ricordo, ero un bambino, e c'erano i cantastorie che raccontavano le vecchie storie, capito? Adesso non ci sono più, perché le storie le raccontano i grandi che si tirano di coca, raccontano delle cagate spaventose. Io non bevo e vi garantisco non fumo e non mi sono mai drogato. E non bevo, non fumo e non mi sono mai drogato e non scopo neanche tanto. E... sì, oggi è il mio anniversario, sono 6 mesi che non trombo più, cerco di smettere. Auguro un cazzo. Te da quant'è che hai smesso? Eh? Eh? Ma se sapevi che si stava così bene smettevi prima, vero? Ricordati, quando la fatica supera il gusto, abbandona la figa, vai con l'Abruzzo. E quando la berba, la ciappa bianchel e la ciappa stupain, lascia la figa e taccate lei. È vero o no, ragazzi? Bene, bene, bene. È stato un piacere farvi sorridere e tenervi in compagnia con noi. Adesso andate tutti a fare in culo, in senso semaforico, speriamo che qualcuno trombi. Andate a casa, create qualche bambino, se no ci sovrasterà il nemico, il numerico. E ricordatevi, dateci dentro, mi raccomando. Io quando morirò spero di andare all'inferno. Sì, perché il caffè mi agita e poi l'inferno c'è le puttane.